Una percezione che molti hanno riguardante l'Italia è che l'italiano sia parlato peggio al sud che al nord. E sicuramente c'è un fondo di verità, basta guardare i risultati dei test Invalsi. Ma non è tanto un fenomeno linguistico quanto un fenomeno sociale. Sull'Italia è più povero del nord, quando ci si trova in una condizione economica sfavorevole, spesso l'istruzione ne risente, perché magari non si hanno fondi per investire in istruzione, le persone si limitano strettamente all'istruzione scolastica e dove c'è povertà, spesso l'istruzione scolastica non funziona particolarmente bene. E non nascondiamoci dietro un dito, in Italia ci sono tanti fenomeni di clientelismo e il clientelismo attecchisce molto più facilmente dove c'è povertà. Ma non voglio parlare tanto di questo, quanto di un aspetto più sociolinguistico. Infatti è abbastanza noto che l'italiano è nato sotto la Massa Senigallia. È una delle lingue del gruppo, diciamo italo-romanzo, termine controverso, ne ho parlato in un altro video, ma utilizziamolo in questo contesto come lingue, fondamentalmente il gruppo italiano, il gruppo siciliano, il gruppo napoletano. Per certi versi, al nord l'italiano è una lingua estranea, non culturalmente, ma linguisticamente sì, ed è stata imparata al di sopra di queste lingue, con alcune caratteristiche anche particolari. Ne avevo parlato, ad esempio, nel video su Michele Serra, di come l'italiano parlato al nord abbia delle differenze abbastanza sostanziali da quelle di un italo-romanzo propriamente detto, e sotto sono stati lasciati tanti commenti a tema che mostrano come al nord non si parli proprio l'italiano più standard e corretto possibile. Ma similmente a quello che avevo detto nel video su Giorgia Meloni, che vi lascio in descrizione, il nord Italia si è trovato molto presto a essere un centro culturale ed economico, nonostante parlasse un italiano un po' balengo. E dunque le sue varietà sono diventate più accettate. Pensiamo a una forma magari dialettale abbastanza diffusa in Lombardia e Veneto. Essere dietro a come forma continuata. In Lombardo e in Veneto non si usa il gerundio a questo scopo, quindi in italiano si dice sto parlando, in lombardo si direbbe sundrea parla. E questa forma chiaramente non è standard. Se uno scrive nel tema di italiano a scuola, ero dietro ad andare a Milano, secondo me viene segnato. Ma non è neanche percepita così sbagliata. È percepita come una forma locale. Pensiamo invece all'uso transitivo e intransitivo, che è una distinzione quasi inesistente in certi italiani regionali del meridione. Se una persona scende il cane, c'è chi rabbrividisce. Però perché Gennaro non può scendere il cane, ma Ambrogio può essere dietro a portar giù il cane? E qui secondo me entra in ballo la questione sociolinguistica. Quella che è la deviazione dallo standard nel nord Italia viene percepita come deviazione dallo standard, ma viene accettata più facilmente rispetto a quella che è la deviazione dallo standard nel sud Italia per ragioni culturali, fondamentalmente, ed economiche. Non c'è nulla di specificatamente linguistico che dice che la deviazione che si fa a Milano è una deviazione più accettabile di quella che si fa a Napoli. Semplicemente Milano è una città più importante, che attira più persone, che fa da centro culturale per tutta l'Italia. Napoli no. E dunque, complice anche dei pregiudizi nei riguardi del sud, è ben più facile che una forma particolare che devia dallo standard di Milano venga accettata, o col tempo addirittura inclusa nella lingua, mentre una che viene dal sud venga più combattuta. Poi ciò apre a legittime scelte, diciamo, di policy linguistica da parte della popolazione. Si può ritenere che tutti dovrebbero parlare lo standard, si può ritenere invece che le varietà vadano bene ma debbano restare locali. Quindi, ad esempio, se il telegiornale della Lombardia usa essere dietro a, va bene. Se il telegiornale di Catania dice stavano scendendo, va bene, ma non deve essere fatto all'inverso, che è una posizione che ho sentito anche sostenere per quanto riguarda le scuole, da alcune persone dire a me va bene se un professore in Sicilia dice una forma siciliana, una in Lombardia, una lombarda, ma non dovrebbero mischiarsi. Se no c'è la possibilità di dire ognuno parla la sua varietà dell'italiano locale e si accetta la deviazione dallo standard. Ma è anche vero che bisogna, tra virgolette, anche denotare una divisione tra deviazione dallo standard e errore. Per esempio, non utilizzare in modo corretto congiuntivi e condizionali, almeno a mio parere. Ma la questione linguistica del sud è molto interessante. Perché da un lato, come linguistica è molto più esposto del nord. Come aveva fatto l'esempio nel video della Meloni, in descrizione, in Italia le lingue del nord sono praticamente in TV rappresentate da Carl dei Simpson, che non parla neanche un vero veneto, parla
una sorta di idioma misto in code mixing tra italiano e veneto, qualcosa che realisticamente può esistere, specie tra i giovani nelle grandi città, ma non è un veneto corretto. Pensate invece per il napoletano a Gomorra. È molto più rappresentato, ma bisogna chiedersi anche il come. E ciò che porta, che visione porta di queste lingue? Abbiamo visto con Geoliera a Sanremo cosa hanno detto certe persone, vi lascio un video, vi ho a tema in descrizione. E dunque questa secondo me è una questione sociale molto importante. Il Sud sicuramente ha delle problematiche economiche e sociali che il Nord al momento non ha. Ma non si può far finta che sia tutto quello il problema. Che semplicemente loro non abbiano le capacità di sapere l'italiano. Magari siamo anche noi che diciamo che alle volte accettiamo certe varietà del Nord. Magari non le dichiariamo standard, ma le accettiamo, mentre siamo molto più severi nel giudicare l'italiano parlato al Sud.